TV Radicale, siamo al congresso di Radicali Italiani del 2011 qui a Chianciano in compagnia di Bruno Mellano, presidente di Radicali Italiani fino al congresso scorso, ex deputato radicale, e ovviamente è una considerazione iniziale che gli chiediamo subito, qualche riflessione un po' sull'andamento di questo congresso, sulla partecipazione. Secondo me il congresso è andato bene, mi sembra che sin dal primo giorno, col fatto che era anche un sabato, quindi non abbiamo cominciato come al solito un giovedì a metà settimana, ci sia stata una buona partecipazione sin dall'inizio, i numeri riferiti dalla Presidenza lo dimostrano, lo certificano. Certo anche il dibattito politico che investe i radicali in questa fase, la difficoltà nostra di vivere in questa situazione e le difficoltà poi generali del Paese, credo abbiano anche stimolato la partecipazione e l'attenzione dei radicali, se non altro dei radicali, visto che il teatrino della politica continua in qualche modo a far finta di ignorarci e di ignorare soprattutto che noi abbiamo visto bene che la storia di questi 10 anni di Radicali Italiani, se qualcuno la volesse andare a leggere e interpretare, sarebbe davvero la storia di un altro possibile, una politica diversa che si poteva fare. Lo ha detto benissimo, come al solito, Emma Bonino nel suo intervento, anche soltanto scegliendo la chiave economica noi possiamo dire, e nessun altro lo può dire in questo nostro paese, che le nostre ricette politiche, le nostre proposte politiche negli anni 90, negli anni 2000 erano le risposte e gli obiettivi che adesso l'Europa ci pone in modo tassativo con una pistola alla tempia. Quindi questo vuol pur dire qualcosa, dovrebbe, se potessimo parlare all'opinione pubblica, agli italiani e ai cittadini, forse potrebbero anche riconoscerci e raggiungerci e darci forza. Bruno, tu in questo congresso sei intervenuto parlando di economia? No, sono intervenuto in commissione più volte, commissione giustizia, amnistia, offrendo probabilmente anche una chiave di lettura dal mio punto di vista di iniziativa politica sul territorio. Io dopo i 2 anni di presidenza sono tornato a vivere e a lavorare in Piemonte, in provincia di Cuneo, quindi un po' un radicale che è stato al centro della struttura, ma che insomma si trova adesso a vedere anche da lontano le dinamiche e l'attività del partito, e quindi cercando di collaborare alle strategie, agli obiettivi che ci siamo dati dalla periferia. Sono intervenuto in aula su 2 cose, una a cui tengo molto e che ho voluto sottolineare con forza, è che questo congresso del decennale coincide anche con una decisione apparentemente burocratica, e questo un po' contestato come è stata presentata al congresso, del azzeramento del debito che il Partito Radicale Transnazionale e la lista Pannella vantavano rispetto al soggetto politico Radicali Italiani. Non perché credessi che fosse un atto sbagliato, anzi era l'atto giusto da fare, io lo proponevo anche 2 anni fa, 3 anni fa, negli anni scorsi, in particolare lo proponeva Antonella Casu nella sua segreteria di Radicali Italiani, ma perché è stato fatto senza una necessaria, doverosa valutazione, riflessione, considerazione. I congressisti in qualche modo si sono trovati un bilancio con una nota che diceva, essendo inesigibili i debiti che Radicali Italiani ha rispetto ad altri soggetti, vengono cancellati. Io dico che dietro questa piccola formula di verità opportuna ci sta dietro però tutta una valutazione di cosa siamo stati in questi 10 anni. Voglio essere esplicito: la segreteria Capezzone, la tesoreria Danilo Quinto, la gestione complessiva del soggetto politico Radicali in Italia in riferimento al Partito Radicale Transnazionale. Nel momento in cui compiamo 10 anni, si fa questa scelta importante e molto pesante anche economicamente e si rilancia il Partito Radicale Transnazionale, sarebbe stato giusto e doveroso approfittare di questa occasione per riflettere, per capire, per riorganizzare materialmente l'area, la galassia radicale.
Molto interessante questo spunto che mi dai nel chiederti, ovviamente quando tu parli di questa galassia immagino tu ti rivolga un pochino a tutta questa frammentazione, questa forma particolarmente anche complessa per, soprattutto per chi sta al di fuori da comprendere, di vari soggetti, poi quelli costituenti, quelli non costituenti, associazioni radicali, quelle non radicali, comunque per esempio che, come noi che siamo comunque limitrofi all'ambiente. Ecco, tu hai in mente un'idea di come si potrebbe cambiare qualcosa per rendere un po' più operativa e più incisiva e soprattutto per realizzare una sinergia che da più persone che abbiamo sentito pare che manchi ed è particolarmente preziosa nel momento in cui le risorse, come conosciamo, sappiamo, sono poche. Ma io non sono affatto originale, non sono affatto fantasioso, però noi continuiamo a ripetere, e lo ripete Marco, lo dice Emma, Marco Pannella, Emma Bonino in primo luogo, che c'è una centralità del Partito Radicale. Questa centralità del Partito Radicale è stata in questi 10 anni in qualche modo messa da parte nell'ottica di una strategia che le associazioni tematiche o territoriali o tematiche territoriali potessero essere uno strumento più adeguato, più opportuno per intercettare altri da noi, per coinvolgere altre persone, per allargare il giro dei militanti, degli attivisti, per raggiungere delle fasce di popolazione o anche soltanto dei target mirati che con un partito radicale non riuscivamo a raggiungere. Questa fase, che è durata tanto, ha dato i suoi ottimi risultati, ma le campagne di Nessuno Tocchi Caino, le campagne di Non c'è pace senza giustizia, le campagne della Luca Coscioni sicuramente sono lì a testimoniarlo. Credo che dovremmo avere la capacità nel riportare la centralità del Partito Radicale anche di riportare ad unicità del soggetto. Io credo, e questo però è difficile perché le incrostazioni ci sono, ciascuno ha in qualche modo la sua scatola, il suo giochetto, la sua struttura, anche diciamo naturalmente e in qualche modo con doveroso affetto e legame rispetto alle proprie costruzioni. Io vorrei che ragionassimo se ora, nel 2012 praticamente, questa struttura a scatole cinesi è ancora utile, opportuna, se è ancora la migliore e la più adeguata. Io non lo credo, credo che rilanciare il Partito Radicale Transnazionale debba poter corrispondere anche a una riassunzione centrale, organizzata, intanto appunto dei debiti, delle risorse, delle strutture, darci, io ero con Olivier Dupuis e con altri sostenitori di una fondazione radicale e parlavamo di fondazione politica, partitica, ben prima che nascessero le fondazioni italiane europee, le fondazioni Italia Futura, Italia No, Italia Sì, perché crediamo che sia possa essere anche uno strumento nuovo e innovativo, ma non mi fossilizzo su quello, credo che è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere, è un obiettivo che al momento è molto lontano dall'essere raggiunto, se, come ha testimoniato l'ultimo comitato di radicali italiani, non riusciamo neanche a coordinare i congressi annuali o biannuali dei soggetti politici, per cui trovo un po' deprimente che Pannella venga e dice avremmo potuto fare un congresso unico. Un congresso unico presuppone una logica di struttura che si coordina, non è così. Milano, questo problema è una cosa che ci si porta appresso, credo da parecchio tempo, questa tematica dell'organizzazione. Io personalmente mi ricordo in un congresso del 2004 presentai anche una proposta, ma insomma poi ovviamente cadde lì la cosa. Volevo chiederti, visto che siamo al congresso di radicali italiani e ovviamente poi c'è questo discorso anche che qui si parla di radicali italiani, lì si parla di altro, ognuno ha il congresso suo. Parlando di radicali italiani, secondo te, siccome ho sentito una direzione, come tutti quanti possiamo sentire grazie a Radio Radicale, in cui un pochino questo discorso della comunicazione interna è uscito fuori, io una domanda vorrei farti e l'ho fatta secca mi sembra a Andrea De Angelis, se mi è capitato di fargliela, così per sentire cosa ne pensava. Secondo te un partito che ha un movimento, un gruppo, che poi anche questo è un po' da capire, questi gruppi sono proprio partiti eccetera, comunque un movimento che ha intorno ai 1200 iscritti, 1300, una cosa simile insomma, e che tra i singoli dirigenti, che poi sono i vari organi che poi sono collegiali, alcuni sono organi singoli, annovera tra i dirigenti un numero pari 10-12%,
secondo te, degli iscritti, secondo te può avere una certa operatività, una comunicazione interna efficace o un rapporto spropositato? Hai posto due questioni, su una condivido, sull'altra no. Quella della comunicazione interna, del maggior rapporto, della capacità di parlarsi, di interagire, quindi di costruire percorsi comuni, è sicuramente una valutazione che è negativa in questo momento. Non funziona così, non funziona, non siamo capaci, abbiamo ciascuno appunto le scatole cinesi e magari anche le idiosincrasie, le simpatie, le antipatie, i caratteri e le difficoltà di parola in alcuni casi, e quindi sicuramente questo è un problema che può essere migliorato nella volontà politica di darci un obiettivo comune. Io sono iscritto al Partito Radicale quando il Partito Radicale aveva le campagne tematiche annuali, quindi una priorità su cui tutti condividevano, su cui tutti erano chiamati a lavorare, su cui tutti erano chiamati a portare il proprio sassolino, il proprio obolo di iniziativa. L'altra questione che ponevi di una strutturazione che andando così nel particolarismo, nelle difficoltà comunicative, sia necessario ristrutturare partendo dal fatto che il 12% degli iscritti ai dirigenti, credo che sia una lettura reale, perché i numeri sono quelli, però che non tiene conto sul fatto che non è una battuta, noi in qualche modo siamo dirigenti, tutti dirigenti, siamo 1200 dirigenti, perché la consapevolezza e la spinta che ci porta a fare politica, poi il problema è che tu incontri quelli del Partito Democratico che sanno solo che cosa ha detto magari su Europa il proprio segretario politico, o sull'unità se l'hanno letto lì, o cosa dice Repubblica, quale mandato, e non sanno invece, insomma, le dinamiche, non sanno muoversi. Noi in qualche modo siamo veramente 1200 dirigenti, abbiamo, grazie all'Università Popolare di Radio Radicale, grazie a questa tradizione dei congressi a partecipazione diretta, grazie al fatto che i nostri comitati, le nostre direzioni sono aperte, sono online, c'è una diversa concezione, un diverso ruolo che ciascuno di noi può avere. Poi, che questo corrisponda al fatto che uno è segretario, l'altro è presidente, l'altro è vice segretario, l'altro è coordinatore provinciale, è un po' un giochetto delle parti che ci aiuta forse anche un po' a bucare il muro della comunicazione politica anche a livello territoriale. Non lo vedrei come un problema. Il problema vero è l'incrostazione che non ci permette di superare la scelta dell'organizzazione tematica a vantaggio di una ripartenza del Partito Radicale Transnazionale. Questo è il vero problema, non è il 12% dei ruoli fittizi, dell'etichettina che ciascuno di noi si può mettere sulla giacca. Tu hai detto che sono stato presidente, sono stato consigliere regionale, sono stato presidente, sono stato deputato, quindi sono un ex, dopodiché sono un militante a Cuneo, faccio i tavolini che coordino con gli altri quattro compagni. Dirigente di che cosa? Dirigente di una politica radicale che ha assolutamente campi ampli di partecipazione, perché gli altri non ci sono, perché gli altri non fanno, perché gli altri fanno magari quella battaglia che noi facciamo con l'ottica della piccola partecipazione, magari alla partecipata o al comune o all'assessorato, e quindi noi quelle logiche non ce le abbiamo. Il tuo personale, il tuo vissuto sicuramente ti fa onore per questa distanza, diciamo, dal concetto di professionalità della politica, ma infatti no, il mio era un accenno, senz'altro non un attacco alla dirigenza o al potere in sé, è tutt'altro, era una ricerca secondo me di operatività interna, nel senso questo numero elevato di dirigenti rispetto al numero degli iscritti è compatibile con una poi comunicazione, un'operatività interna? È possibile realizzarlo oppure comunque sia c'è un rapporto, e questo è il discorso, non era un attacco, per carità. No, anzi io dico che al limite paradossalmente potrebbe essere anche uno strumento adeguato, se quel 12% è, diciamo, la cinghia di trasmissione di una decisione di comitato, di direzione e una ricaduta sul territorio, potrebbe essere anche prezioso.
se non diventa appunto la logica del ruolo contro il ruolo, quindi non mi convince la tua interpretazione. Ok, no, per carità, alcuni me l'hanno scambiata come il discorso che ovviamente noi non apprezziamo del dimezzamento dei parlamentari, che ovviamente non riportavo invece come obiezione il discorso che, stando un pochino alle proporzioni, sarebbe come avere un Parlamento di 6 milioni di persone in Italia. Comunque andiamo oltre questa cosa, sono ormai noti. Siamo classe dirigente del paese, quindi questi 12% del 1200 è che noi siamo veramente la classe dirigente del paese, lo dico non come una battuta, lo dico davvero, cioè, avendo avuto anche il privilegio di stare nelle istituzioni, Regione Piemonte, Parlamento italiano, alla presidenza di questo movimento, credo che davvero nel confrontarsi con gli altri possa emergere la scuola radicale, non a caso che appunto poi molti ex radicali diventano leader, ma in qualche modo naturalmente leader delle formazioni che vanno a creare o dove decidono di militare. Siamo un'università gratuita in qualche modo. Ascolta Bruno, tu vieni ovviamente dal Piemonte e io non posso esimermi dal chiederti una tua valutazione un pochino sulle vicende della TAV, che sono anche cronaca ma è anche sostanza, insomma. Ma io ho una posizione particolare e forse non maggioritaria rispetto alla dirigenza che dicevi tu, politica. Assolutamente ancora più interessante. Ma io appunto sono stato consigliere regionale su un programma che vedeva Emma Bonino candidata alla presidenza della Regione Piemonte nel 2000, dove la grande infrastruttura di collegamento europeo, Europa-Italia, che attraversava il Piemonte e la Val di Susa, era diciamo un elemento caratterizzante in un momento in cui non se ne parlava, il progetto c'era, era nel cassetto, nessuno sapeva che cos'era, salvo l'idealità del fatto che ci vorrebbe un collegamento. Noi abbiamo fatto una battaglia, l'abbiamo esplicitata, abbiamo detto se ci vuole si deve fare, bisogna cercare di capire a livello europeo cosa serve. Poi ho preso atto che in 5 anni di consiglio regionale praticamente non si è mai parlato di questa, né della TAV, né di progetti, né dell'impatto ambientale, né di che cosa voleva dire costruirla. Le polemiche sono sempre state sotterranee, sottaciute o a dinamica veramente di micro comune o di chi in qualche modo veniva a sapere che il progetto gli toccava direttamente. Per cui abbiamo perso un'occasione, noi non siamo stati, e mi assumo la parte di responsabilità, siamo riusciti a far creare un dibattito pubblico su una grande infrastruttura di questo tipo. La politica non ha cercato di gestire al meglio questa progettualità di grande infrastruttura europea. Detto questo, l'idealità del migliorare i collegamenti c'è. Io quello che rifiuto di fare è di mettere il mio nome sotto una valutazione complessiva che dica che questa esigenza di infrastruttura europea corrisponda a dire sì a questo progetto di TAV. Io questo progetto di TAV o TAC, perché poi si cambia velocità con la capacità, il percorso cambia, varia, si allungano le gallerie, si restringono le gallerie, si sposta il progetto da una parte all'altra di questi comuni, poveri comuni che sono sul percorso, e quindi io questo non lo voglio fare perché ho letteralmente sfiducia nella capacità di questa classe politica di gestire un impatto ambientale, sociale e diciamo di sicurezza di un impianto del genere. Cioè, a me l'idea che la TAV si possa fare solo perché arriva la polizia con le baionette non mi piace. Allora, a chiusura di questa interessante intervista con Bruno Mellano, gli chiediamo ovviamente, visto che condivide più o meno la stessa luogo di residenza con Silvio Viale, presidente dei Radicali Italiani, che si ricandiderà, una sua valutazione su questa ricandidatura, insomma una valutazione sul suo operato. Va bene, no, si va alla fase finale, quindi alle nomine e alle candidature per le elezioni, ma io credo che il presidente di Radicali Italiani ha un ruolo molto
complicato, nel senso che da statuto prevede soltanto una responsabilità nella gestione del congresso, e credo che Viale, nonostante dei miei dubbi anche personali, nonostante una polemica iniziale che è stata registrata anche a congresso aperto, perché secondo me aveva sbagliato nell'intervenire su una mia richiesta proprio in fase di bilancio, credo abbia governato bene e assolutamente da solo questo congresso, quindi tanto di cappello. Il problema vero è che sulla presidenza di questo movimento c'è un malinteso di partenza, nel senso che non si capisce bene che ruolo abbia il presidente di Radicali Italiani. È stato gestito in forme diverse, multiple anche, abbiamo avuto Luca Coscioni, poi abbiamo avuto una presidenza plurima con Rita Bernardini, Benedetto Dalla Vedova e sempre Luca Coscioni, poi abbiamo avuto Maria Antonietta, ci sono stato io. Ecco, il problema è di una visibilità esterna, e sicuramente Silvio Viale non ha bisogno di questo per farlo, insomma, è un grande comunicatore, non sempre condivido quello che dice e che fa, ma credo che questo movimento possa benissimo usare anche queste cariche per valorizzare persone nuove. Ringraziamo Bruno Mellano e gli auguriamo buon congresso e ci accomuniamo a lui. Un saluto ad Antonella Nobile che non è potuta venire, e ritroveremo presto su Facebook. È sempre su Facebook. Un bacio ad Antonella. Grazie Bruno.